seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. La strada verso la fama nel mondo del calcio è impervia, fatta di curve spesso difficili da superare. Ma se di ruolo fai l'ala tornante e il dribbling lo hai nelle vene, l'intricato percorso diventa molto più naturale. Da Lecce, 1 febbraio 1949 ad oggi, da un giovane talento emergente svezzato nella propria terra alla fama incancellabile da campione del mondo. D'altronde, fin dal battesimo in massima serie nel gennaio 1968 a Mantova, Eriberto Herrera aveva sentenziato sul 19enne Franco Causio: se imparerà a soffrire diventerà un campione. La Juventus lo manda a giocare lontano da Torino, prima con la Regina e poi con il Palermo, per testarne la crescita. Dopo però la vecchia signora, a cui era bastato appena un tempo per sceglierlo al suo primo provino, lo riprende nel 1970 e lo lega a sé per 11 stagioni, di cui 6 chiuse con lo scudetto impresso sul petto, unendo al palmarès una Coppa Italia e una UEFA. Causio, con classe, eleganza, fantasia e la sua incontenibile tecnica tutta fascia, si ricama addosso due soprannomi: Brasil per il suo estro da sudamericano e Barone per lo stile che lo contraddistingue anche fuori dal rettangolo verde. Sul retro della maglia invece il numero cucito addosso diventa il 7 anche in Nazionale Italia. Al mondiale argentino giocato da protagonista si incastra quello trionfale dell'82 per la definitiva gloria, una convocazione in Spagna conquistata grazie ad una grande stagione all'Udinese, nel primo dei 3 anni trascorsi da giocatore in bianconero, in un binomio territoriale reso saldissimo dal commissario tecnico azzurro Enzo Berzot e divenuto mitico dalla più famosa partita a carte della storia del calcio nostrano, in compagnia di Dino Zoff e del presidente Pertini. Il Vecchio è ben più di un semplice allenatore. L'unione tra i due è suggellata dall'ingresso in campo nell'atto conclusivo con la Germania per vivere a pieno il gusto del successo, perché, come recita il titolo dell'autobiografia di Franco, vincere è l'unica cosa che conta, ma i legami con Berzot e con il Friuli vanno oltre il pallone. Così, dopo le parentesi conclusive della carriera con Inter, Lecce e Triestina, Causio si stabilisce a Udine, piccola realtà del nord-est in grado di attirare campioni e di portarli sotto il suo arco e magari ritagliare uno spazio nella storia e nel cuore per tenerseli stretti, soprattutto quelli come Franco, che appartiene al football di una volta, di una qualità rara, complicata da ricercare, ma altrettanto limpida e cristallina quando è nel DNA di chi dal nativo sud si è imposto agli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Questa è la tua serata, tutte queste persone sono qui per te, raccontaci un po' anche le tue emozioni. Guarda, dire che sei emozionato è una cosa normale, scontata. Io sono felice, sono orgoglioso di aver visto tante persone, di aver visto tanti miei amici e compagni, sia dell'Udinese, sia della Juventus, della Nazionale, dell'82. Veramente sono felice, ero orgoglioso, ripeto, di questa bellissima serata. Ringrazio ancora la famiglia Pozzo che mi ha dato la possibilità di fare questa serata meravigliosa con tanti amici in un posto splendido, secondo me è uno dei più posti, lo stadio Dacia Arena è uno dei più bei d'Italia secondo il mio punto. Ringrazio appunto la famiglia dell'affetto dimostrato e quindi dire di stare qua veramente è poco, sono felicissimo, ringrazio ancora chi mi ha dato l'opportunità di stare qua. Tutti i tuoi ex compagni, campioni del mondo, sono soffermati su un aspetto. Lui
era un grande giocatore in campo, ma anche al di fuori, sempre a disposizione per dare un esempio, un consiglio, una parola, anche dalla cosa più banale, magari un esercizio di allenamento, sino a cose anche della vita extra calcio. Ti dà ancora più soddisfazione essere ricordato oltre che per il tuo grandissimo passato da campione? Beh, questa credo che sia quella veramente una cosa che mi gratifica, perché sinceramente, non che gratifica, voglio dire, non... anche perché essere in campo una cosa e poi fuori dimostrare un'altra non è bello. Io credo che bisogna prima di tutto essere uomini fuori, essere il leader, ma il leader non è che uno dice vado nello spogliatoio e divento leader, sono i compagni che ti fanno diventare un leader, tu devi fare capire, parlare poco ma quando parli devi farti ascoltare, se riesci a fare questo allora puoi diventare un leader, ma ci sono quei leader che non parlano. Io ne avevo un altro leader che era un mio compagno di squadra, che era Gaetano Scirea, noi lo chiamavamo leader muto, però quando era in campo si faceva sentire. 70 volte buongiorno Barone, sei stato veramente una grande leggenda del calcio mondiale, non solo italiano. Lo so, oggi sei un po' emozionato anche perché arrivano a trovarti, a festeggiarti tutti i tuoi amici dei mondiali, tutti i tuoi amici della Juve e di tutte le squadre che, tu, dove tu hai giocato. Hai lasciato un grande ricordo a tutti perché hai dimostrato sempre di essere un grande professionista e sempre attaccato alle maglie dove giocavi. Mi ricordo sempre quando sei arrivato all'Inter, mi ricordo che facevi diventare tutti matti con la tua acqua Fiuggi, ma almeno oggi festeggia i tuoi 70 anni con i tuoi amici, ti puoi permettere un bicchierino di champagne, te lo sei meritato per tutti i sacrifici che hai fatto, ci hai sempre rappresentato alla grande, ti stimiamo tutti perché sei stato il numero uno. Grande Barone, mi mancate, spero di vederti presto e buon festeggiamento. Ciao. Siamo col direttore Franco Dalcini, l'uomo che ha portato Franco Causio qui all'Udinese. Direttore, oggi è un giorno speciale perché 70 anni di un grande campione, di una leggenda bianconera. Ci spiega come ha fatto a convincerlo a venire all'Udinese? Perché lui ha rivelato lui stesso che era proprio felicissimo quando gli è stato comunicato. Siamo stati fortunati, come sempre. Perché le cose, anche queste come queste importanti, se non hai un po' di fortuna non avvengono. Era la Juve che aveva deciso di privarsi di Causio, sbagliando. Boniperti era molto amico di Teo Sanson e lo ha chiamato e dice ma perché non lo prendete all'Udinese? È nata così l'idea. Abbiamo fatto appuntamento con Franco e ci siamo messi d'accordo. In qualche minuto, 5 minuti, una roba rapida. Poi il rapporto anche suo personale con Franco si è consolidato, no? Nel corso degli anni, tant'è vero che poi l'esperienza all'Inter è rimasto una figura, siete rimasti vicendevolmente figure importanti l'uno per l'altro. Beh, se siamo qua, lui vive a Udine, ci vediamo tutti i giorni, quindi mi sembra un rapporto veramente consolidato, un amico insomma. Giancarlo Antonioni, Franco Causio cosa ha rappresentato per l'Italia del calcio? Voi avete condiviso una gioia che è impressa nella memoria anche di chi magari non c'era nell'82, ma tutti sentiamo parlare di voi. Ah, il prototipo del giocatore moderno che faceva gol, li faceva fare soprattutto come assist man, quindi un giocatore completo di fascia, cosa che oggi sì ci sono, però insomma... Causio va sempre ricordato per un grande insieme a Bruno Conti e Claudio Sala in quel settore di campo. Ci può raccontare magari un aneddoto di quell'esperienza oppure un ricordo che la lega in particolar modo a Franco? Sì, nel 78 in Argentina io avevo 24 anni, Franco ne aveva 29, quindi era più esperto di me, per me era il primo mondiale, quindi devo dire che mi hanno inserito nel contesto. Perché lì c'erano due blocchi, Toro Juve. Io ero un po' la pecora nera di quella formazione e quindi loro mi hanno piano piano inserito in questo contesto
dandomi la possibilità di esprimermi a un livello ottimale. Lei con Causio ha condiviso tantissimo, l'apice forse è il mondiale dell'82, però tanti anni anche nella Juventus, dunque che ricordo del Franco Causio, oltre il giocatore anche dell'uomo? Beh, io sono arrivato il primo anno alla Juve nel 73, lui aveva già qualche anno che era alla Juve. Insomma, io ero giovane, vedere tutti questi campioni e lui era uno di quelli che veramente aveva nella tecnica, nella genialità, una delle sue qualità migliori. Quindi io gli giocavo dietro, quindi da lui ho imparato molte cose, era uno che sapeva anche spronarti. Diciamo che è stato veramente un grande del calcio italiano, che nell'82 anche lui è un campione del mondo. Ecco, ma qual era il segreto di quel gruppo? Perché Causio era uno dei leader, perché aveva già due mondiali alle spalle, uno dei giocatori come sempre di maggiore personalità. E se avete ancora adesso la consapevolezza della portata dell'impresa, perché ancora adesso si parla di Franco e di voi, anche per magari tanti ragazzi che non erano nati, forse più di voi che di quelli del 2006. Perché quel mondiale è stato per gli italiani un mondiale che ha dato molte emozioni, tante speranze, che poi si sono concluse con la vittoria finale. Quindi questi genitori hanno insegnato a questi bambini che quel mondiale è stato un qualcosa di eccezionale, quindi lo portano anche loro come simbolo, perché fa anche piacere, perché è stato un mondiale dove veramente eravamo partiti senza nessuna considerazione, senza nessuna stima da parte della stampa italiana. Poi siamo riusciti a fare questo risultato e sicuramente ha dato una grande fascino alla vittoria. Ecco. Bruno Conti, allora, da leggenda a leggenda, perché Franco Causio è una leggenda per la Juventus, per l'Udinese e per la Nazionale. Ci racconta anche il suo rapporto con Franco Causio, perché si è sempre detto, anche per il Mondiale dell'82, lei era un po' il nuovo che avanzava, il barone invece era già al top della sua fama. Guarda, devo essere sincero, e noi in quel periodo sappiamo che c'era il gruppo Juventus, poi erano che andavano a uscire a Zoff, Caprini, Tardelli, il barone. Però io, venendo dalla Roma, mi hanno preso ben volere subito dal primo giorno. Io ho avuto la prima convocazione, chiaramente pensavo di andare in tribuna, perché il barone titolare, grandissimo barone, c'era Vincenzo D'Amico della Lazio che giocava alla grande, poi ci fu un battibecco con Berzot e io mi sono trovato ad andare in panchina contro il Lussemburgo. Poi il barone è stato espulso e sono entrato in campo. Ho fatto una buona prestazione la partita dopo contro la Danimarca all'Olimpico, ho fatto un'ottima prestazione anche lì, non sono più uscito, per cui in questo senso col grande barone, anche se ha 6 anni più di me, ma quello che ha fatto nel calcio, si parla di fenomeni, di gente. Al di là di quello, parlo di che ho avuto un rapporto con Franco anche tutto il mondiale, dando tanti consigli e veramente essermi vicino, perché questo mi ha fatto molto piacere. È stata un'ispirazione, insomma. E poi però lei, se vogliamo, ha innovato il ruolo dell'ala. Soprattutto il primo, noi adesso diciamo alla Robben, ma dovremmo dire alla Conti, Mancino che gioca a destra, perché è lei che ha marcato una differenza, perché magari noi andiamo sempre, ci sforziamo ad andare meno in là con la memoria, però quello che ha fatto Bruno Conti sta lì ed è scritto. Diciamo quello che abbiamo fatto io, Franco Causio, lo stesso Claudio Sala, abbiamo fatto meno gol rispetto a Robben, un giocatore anche forse più attaccanti. Noi abbiamo fatto segnare tantissimo gli attaccanti, per cui però oltre a quello, con quelle caratteristiche anche fase non possesso, eravamo giocatori che andavamo anche ad aiutare in difesa, per cui non stavamo mai fermo. E qui io, Franco, lo stesso Claudio Sala, lo stesso Donadoni, era una generazione veramente che ha fatto divertire, ma anche un grande sacrificio. Un Causio, un Conti non ci sono nel calcio di oggi, è inutile, quindi stronco la mia domanda sul nascere, ma qualcuno che anche lontanamente vi ricorda tra i giocatori che sono attualmente nella nazionale italiana o comunque nel serbatoio di giocatori italiani? Ma sai, è anche difficile fare dei paragoni, il calcio è cambiato totalmente tutto, è diventato più tattico, prima c'era anche più libertà di giocare, no? Quando avevano quelle doti tecniche in quella maniera, l'allenatore lasciava la tua ispirazione e faceva quello che ti sentivi. Chiaro, in questo momento anche caratteristiche, comincia a fare gol, dico che Chiesa sta facendo veramente grandi cose, giovane, è veramente un giocatore che a me piace tantissimo, come lo è per Franco, che prima facciamo dei commenti anche in macchina. Nonostante ha fatto male alla Roma recentemente, Chiesa. Assolutamente, però fa il suo dovere, quello fa discussione, però a volte è difficile fare dei paragoni con i vecchi giocatori.
con Fulvio Collovati. Partiamo ovviamente da lui, dal barone, dal grande protagonista della serata. Come anche abbiamo parlato con gli altri campioni del mondo che sono qui, cosa ha dato Franco Causio al calcio italiano? Barone era un giocatore, adesso si chiamano esterni, una volta si chiamava ala, è stata una delle più grandi ali del nostro calcio. Aveva un giocatore di grande qualità che io poi ho conosciuto bene, non per aver giocato nella Juventus, perché lui a fine carriera ho avuto modo di apprezzarlo di più, perché aveva grandi stimoli anche a 36-37 anni all'Inter. Però poi ho giocato insieme a lui anni in nazionale, era un giocatore di grande qualità, ti puntava, aveva personalità. Poi mi fa arrabbiare perché lo vedo con un fisico migliore del mio, c'ha 70 anni e questo mi fa incazzare un po', però vabbè, lasciamo perdere, perché è sempre stato un atleta meticoloso, scrupoloso. E poi una cosa che vorrei sottolineare, guardando un po' anche il calcio di oggi, una persona che aveva grandi valori, che non è scontato nel calcio di oggi. Marzio, Franco Causio, 70 anni, questa è la sua serata, si festeggia il compleanno di una persona che per te ha significato tanto, soprattutto al tuo arrivo a Udine. Lo merita, perché è una bravissima persona. Io sono veramente felice di poter essere qui questa sera con lui, perché mi ha insegnato tantissimo quando sono arrivato dal Brasile, perché lui ormai è il più italiano, no, brasiliano, o il più brasiliano italiano. E quindi quando sono arrivato qua mi ha fatto un po' di strade per fare i giri giusti. E quindi Franco è come un fratello per me, perché mi ha aiutato tantissimo quando sono arrivato qui all'Udinese. Infatti ancora adesso, non appena arrivi a Udine, è vero che è la prima persona con cui ti vedi, andate a cena? Eh sì, è perché se non lo chiamo si incazza, non lo sappiamo come è. Però Franco veramente lo merita e sono molto contento di poter partecipare di questo compleanno, 70 anni, perché sembra un ragazzino da 40. È un anno importante questo, per il giovane ragazzo che ci aspetta, che purtroppo mi dispiace molto ma non potrò esserci, come lui già sa. Gli faccio tanti auguri, buona continuazione e ci vedremo presto in circostanze migliori per quanto mi riguarda, ma questa per lui è una bellissima circostanza, circondato da tanti amici che gli vogliono bene e che poi lui non sembra, ma è bravo a organizzare. Con Marco Tardelli, l'uomo copertina del Mondiale 82, il suo urlo è rimasto scolpito nelle memorie di tutti gli italiani. Chi era il barone Franco Causio, dentro e fuori dal campo? Era un mio compagno dentro e fuori dal campo un po' meno. Portava i baffi. Perché lui era sposato, io ancora, quando sono arrivato alla Juventus, e, un giocatore fantastico, un uomo che se avevi bisogno c'era. E questo è tutto. È rimasto anche un po' un riferimento, come diceva anche lei adesso, dentro e fuori dal campo, ed è stato un tipo di giocatore che è, se vogliamo, anche un po' innovato per il suo ruolo. Beh, lui era un fenomeno, era stato un giocatore fantastico, con grande fantasia, con grande qualità e grande professionalità, e soprattutto fisicamente era molto forte. 70 anni di Franco Causio, il ricordo che ha Franco Selvaggi del barone, anche perché no, qualche aneddoto soprattutto legato al mondiale dell'82. Chi era Franco, il Franco Causio uomo e il Franco Causio campione? Allora, il Franco Causio campione era straordinario, era un vero campione, un giocatore di un talento sconfinato, e come uomo secondo me non si arriva mai ai livelli che è arrivato Franco se non ci si dà tutto quello che si ha in corpo, cioè dedizione, sacrificio assoluto. Di Franco mi ha colpito sempre la sua longevità, anche calcistica, ma era il frutto di una vita esemplare, perché lui era un igienista, vizi pochissimi, ecco perché è durato tanto. Poi il campione, si sa, il calcio non si inventa, chi lo vedeva rimaneva estasiato. Io ho giocato a Udine, ho giocato con Zico, un altro campione che era il calcio, era un extraterrestre, insomma, ecco, sono giocatori straordinari, Zico immenso. Beppe D'Ossena, 70 anni del barone Franco Causio,
il suo ricordo, i suoi ricordi, magari anche aneddoti legati alle vostre esperienze da calciatore. Ma guarda, io ho giocato, ho avuto la fortuna di essere vicino e partecipare e giocare con uno dei più grandi calciatori del panorama mondiale. E la cosa che a me è rimasta più impressa, ma non sono le qualità tecniche, cose, è la capacità di stare in campo, parlando da un punto tecnico. La tattica individuale, la capacità di leggere le situazioni, questa è stata di un'intelligenza calcistica veramente fuori dal comune. Ne ho veramente pochi, ma molto molto pochi campioni di questo genere. Barone, ancora auguri ovviamente e dai, dacci un bilancio di metà serata, perché tanti momenti intensi che abbiamo vissuto anche in auditorium, alcuni anche divertentissimi. Dai, dici come le tue sensazioni adesso. Ma direi positive al 100%, perché sicuramente credo che abbiamo dato anche abilità di come ci si può fare quando si sta fuori dal campo, da quel rettangolo, perché abbiamo dimostrato di essere amici, di aver raccontato degli episodi durante il mondiale, durante le partite della nazionale. Io ho anche raccontato degli episodi con la Juventus insieme a mio amico Tardelli e Cadu Gentile, quindi credo che sia stata una serata veramente importante e hanno capito veramente gli italiani perché si è vinto quel mondiale dell'82. Sì, davvero un gruppo eccezionale di amici. Però Franco, sei la persona che sei, lo sappiamo tutti. Il giocatore che sei stato, Barone, non c'è neanche bisogno di dirlo e te ne hanno ancora una volta reso omaggio i tuoi ex colleghi. Ma ti aspettavi tutto questo affetto da tutte le parti? Perché, guarda, sei veramente trasversale, oltre anche, tra virgolette, le rivalità del tifo, la Juve, no, l'Udinese. Penso che questa sia la cosa che rimane forse più di tutti i trofei che ha avuto. Ma guardi, la cosa più bella è stata la maglia di Antonioni Viola, che tu sai benissimo cosa vuol dire la rivalità tra i Viola e i Juventini. L'ho accettata molto volentieri con il numero 10 di Antonio. Non la indosserò mai perché la maglia viola non si indossa mai, però a prescindere da questo c'è anche la rivalità di domenica Udinese e Fiorentina, quindi, però Antonio è stato così gentile a venire e quindi sono sempre grato a lui. Però ripeto, questo gruppo coeso che ha dimostrato di essere in merito, e voglio dirlo, sono orgoglioso di dirlo, del nostro allenatore che non c'è più, che è Enzo Bearzot, dalla quale ci ha trasmesso veramente qualcosa di positivo. Praticamente lui ci trattava non come giocatori, ma come uomini, come suoi figli. E questo era molto importante. Secondo me è un allenatore che è stato anche sottovalutato. Un allenatore che è passato come difensivista, ma le sue nazionali hanno sempre giocato con tornante, con la mezzala offensiva e due punte, con Rossi Betta che ha sottoscritto, oppure Bruno con Altobelli e con Graziani, con Antonioni. Quindi credo che lui abbia avuto dal calcio, è stato dimenticato quando era vivo e da morto ancora di più. È morto troppo in fretta. È troppo in fretta, esattamente. I Causio, i tre Causio. Chi è il bello? Chi è il brutto? Chi è il cattivo? Io sono il bello. Il bello. Il cattivo. Il cattivo. E il bello? Per ora io. Ah, funziona così, insomma. Raccontatemi qualche aneddoto sul papà, dai. Che aneddoto, boh, non lo so Ale. La cosa più strana che ha fatto in vita sua? Allora, tutte le mattine, lo dico, quando mi sveglio alle 8, scendo le scale, lo trovo che fa le flessioni sul tappeto. Quante flessioni? Quante? 10. 10 flessioni, mamma mia, è vero Franco? Guarda, io sono abituato tutte le mattine a fare 20 minuti di stretching. Le flessioni? Non le chiamo flessioni, no, non sono flessioni, ma quello è stretch. Da quando ho smesso l'ho sempre fatte. E qua abbiamo anche... Francesco Causi, allora un aneddoto sul papà, la cosa più strana, dai. Ma la cosa più strana non saprei, non ha mai fatto cose strane lui, però lui è sempre stato un grandissimo sportivo. Hanno un padre che è normale, hanno grazie a Dio. Ah, ho capito. Mi ricordo tantissimi bei ricordi. Ma cos'è che la cosa che lo fa più arrabbiare? Perdere. È così. È la verità. Però mi ha detto Bertotto che a tennis ti batte, attenzione, così ha detto Bertotto, Valerio è bravo, poi facciamo il doppio, vinciamo sempre io e lui. Ah, quindi, visto che non riuscivi a batterlo, ha detto me lo faccio amico. Non ho mai giocato con lui il singolo, ma col doppio abbiamo sempre vinto. Allora, l'ultima cosa, ti ha mai fatto indossare quella maglia numero 7? No, però l'ho messa io quando non c'era. Mi nascosto?
Uguale anche io. Uguale anche tu.